Buongiorno, buongiorno e bentrovati a Dentro la Notizia, la nostra rassegna stampa quotidiana. Andremo a vedere naturalmente quelli che sono gli argomenti principali eh, riportati sui quotidiani di oggi, sia su carta stampata che telematici. Si parla molto di politica quest'oggi sui giornali e con eh, le primarie di Santa Marinella, che già ieri abbiamo ampiamente eh, trattato con eh, ospiti anche in collegamento telefonico, ma i giornali naturalmente oggi aprono mh, praticamente tutti con eh, questa eh, notizia delle primarie a Santa Marinella stravinte da eh, Massimiliano Fronti. Andiamo a vedere appunto quelli che sono i titoli dei due maggiori quotidiani locali, la Provincia e il Messaggero. Cominciamo con la Provincia che titola appunto sulle primarie a Santa Marinella. Massimiliano Fronti è il candidato sindaco del centro-sinistra a Santa Marinella. Questo il titolo scelto dalla Provincia. Alle amministrative di giugno sfiderà l'uscente Roberto Bacheca. Per quello che riguarda le primarie, appunto l'esponente dell'UDC ha ottenuto 1.366 preferenze, lasciando in indietro Andrea Bianchi del Partito Democratico e Paola Rocchi della lista civica. Eh, vediamo anche nella pagina interna questo eh, argomento, Massimiliano Fronti è il candidato sindaco del centro sinistra, stesso titolo anche eh, nella pagina interna, 1.366 eh, preferenze: eh, Andrea Bianchi si è fermato a 636 voti, era l'espressione del Partito Democratico. E Paola Rocchi invece della lista Un'altra città è possibile ha ottenuto 604 voti eh, a Santa Marinella. Dunque, l'esponente dell'UDC sfiderà a giugno il sindaco uscente eh, Roberto Bacheca. Andiamo a vedere eh, anche quelli che sono. Eh, quello che è invece il titolo principale per il Messaggero, anche il Messaggero apre con questa notizia delle primarie a Santa Marinella. Fronti stravince le primarie, questo è infatti il titolo scelto dal quotidiano Il Messaggero, al candidato dell'Udc 1366 i voti, oltre il doppio di Bianchi del Partito Democratico e Rocchi della Lista Civica. Sarà lui in primavera a sfidare l'attuale sindaco di Santa Marinella, Roberto Bacheca del Popolo della Libertà. Questa L'apertura anche per eh, quel che riguarda il messaggero oh, della, sulle primarie di Santa Marinella, come abbiamo visto stravinte da Fronti. Ieri lo abbiamo avuto in collegamento telefonico, quest'oggi ve lo proponiamo invece in video in questa intervista. Vediamo. Eccoci con il candidato Massimiliano Fronti, ieri naturalmente ha vinto eh, questa, questo confronto con i suoi colleghi eh, di coalizione. Un grande successo di partecipazione del pubblico, degli elettori, un, la prima volta a Santa Marinella che vengono proposte le primarie di coalizione, significa che il nostro esperimento ha avuto un grande successo. E quello che voglio, voglio dire è voglio ringraziare Paola, voglio ringraziare Andrea per... Eh, avermi dato la possibilità di, di fare una coalizione che punta a, ad amministrare Santa Marinella in un modo completamente diverso da quello che sta facendo l'attuale amministrazione. Noi avevamo avuto la sensazione che c'è voglia di, di cambiamento, voglia di partecipazione. Noi abbiamo fatto la nostra campagna elettorale congiunta eh, parlando a tutte le persone che abbiamo incontrato in maniera chiara, in maniera seria e questo ha avuto riscontro se tu pensi Gian Piero, che in 20 giorni abbiamo fatto questa campagna elettorale e senza una campagna elettorale sobria senza grossi proclami parlando delle cose serie e concrete parlando tutti un'unica voce la voce della coalizione indubbiamente sì, allora un programma unico il codice etico credo che la gente praticamente l'abbia capita questa novità che porta questa coalizione nel panorama politico Santa santamarinellese sì, la novità appunto è quella di avere un programma unico, un codice etico, un regolamento, nove delibere già presenti sul nostro sito, i primi atti che noi faremo e concretizzeremo alla prossima amministrazione comunale. Questa è la grossa novità, la democrazia, la partecipazione, è quello che noi abbiamo constatato in questi giorni. Già ne, ne eravamo consapevoli appunto quando incontravamo le persone, noi siamo tutti consiglieri comunali oggi, siamo consiglieri di minoranza, abbiamo costruito la nostra alleanza su... Problemi concreti di Santa Marinella, cercando di risolverli, cercando appunto di creare una coalizione che possa amministrare, non è solamente una somma di voti, nella maniera più assoluta. Siamo una squadra, siamo una squadra che vuole essere vincente, che vuole governare questa città in maniera seria e condivisa. Queste dunque le parole di eh, Massimiliano Fronti al microfono di Giampiero Baldi eh, dopo naturalmente la vittoria eh, alle primarie per eh, il centro-sinistra. Dunque Massimiliano Fronti come dicevamo sarà il candidato oh, del centro-sinistra alle prossime elezioni amministrative di giugno a Santa Marinella e sfiderà l'attuale sindaco eh, Roberto Bacheca, espressione invece. Del centro-destra. Andiamo avanti però con la nostra rassegna stampa, vediamo quelle che sono le notizie di cronaca, perché c'è anche tanta cronaca oggi sui giornali. Cominciamo con la provincia che infatti titola su questa vicenda che si è verificata a Via Bramante, dove ci sono state auto danneggiate. Questo infatti è il titolo della provincia. I residenti dicono: Chiediamo maggiori controlli alle forze dell'ordine. Vandali in azione, dunque, la scorsa notte, prese di mira le vetture in sosta. Eh, possiamo vedere questa notizia anche nella pagina eh, interna. Uh, eccola qua, infatti Vandali in azione a Via Bramante, questo il titolo scelto appunto dal quotidiano La Provincia. I residenti chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Dicevamo ragazzini hanno dalleggiato eh, diverse auto in sosta nei pressi. Del Civico 31, una brutta sorpresa dunque. Domenica mattina per eh, i residenti di via Bramante nei pressi dicevamo, del Civico 51. Nella notte, infatti, un gruppo di giovani mandali, probabilmente minorenni, a detta dei residenti della zona, e sicuramente alticci, hanno danneggiato alcune auto in sosta. Tutto è accaduto attorno alle 3 di notte. Con l'episodio che è stato accompagnato da urla e grida di ragazzi e ragazze per tutta la via. Questo è un po' Un divertimento che davvero lascia un po' perplessi, però insomma. Eh, e poi si parla anche di droga, di droga per quello che riguarda invece la Dispoli. Eh, smerciavano marijuana, arrestati Corriere della Droga, Guardia di Finanza, bloccati alla stazione di La Dispoli. Questo è quanto scrive ancora il eh, quotidiano. Eh, la provincia. Eh, notizie di cronache che troviamo anche all'interno della pagina del eh, Messaggero, come quella appunto delle auto danneggiate, questo ride notturno a Via Bramante, dove appunto sono state eh, danneggiate numerose auto, questo è quanto scrive il, anche il quotidiano eh, anche il quotidiano eh, Il Messaggero, eh, naturalmente eh, ci sono anche altre notizie come ad esempio questa dei eh, leoni del Pincio oh, che ehm, viene eh, riportato come eh, ricorderete questi leoni del Pincio che erano stati danneggiati anche qui da un eh, vandalo, eh, semidistrutti appunto da un vandalo un mese fa. La Cariciv ha stanziato 6.000 euro. Per, eh, per il restauro appunto, di questi eh, leoni. Il titolo, infatti, del Messaggero è Leoni Del Pincio, la Fondazione Finanza e il Restauro, distrutti da un vandalo un mese fa, la Caricib ha stanziato 6.000 euro. Questa è l'iniziativa di cui ne porta notizia il eh, quotidiano. Il eh, Messaggero. C'è anche la foto. Del, eh, del, appunto, del leone danneggiato, ve la faccio vedere in primo piano, lo ricorderete comunque durante una notte un vandalo ubriaco eh, distrusse questo eh, leone e eh, adesso la fondazione eh, lo oh, riparerà sostanzialmente. Vediamo quelle che sono appunto le altre notizie invece, sempre per eh, ciò che concerne le pagine eh, locali. Andiamo. Ancora una volta sul quotidiano eh, La Provincia, che eh, titola eh, su, eh, su questa questione eh, di, eh, del servizio idrico. Con... Eh, il, eh, la presa di posizione da parte del sindaco eh, Tidei, servizio idrico disastro, disastrato, eh, caccia ai responsabili, questo è il titolo della provincia, il primo cittadino ha già scritto alla procura e alla Corte dei Conti, il sindaco Tidei pronto a fare chiarezza, eh, questo è quanto scrive il eh, quotidiano. Il quotidiano La Provincia, possiamo vedere anche questa notizia nella pagina interna, la troviamo infatti nel titolo d'apertura della seconda pagina. A caccia dei responsabili, questo è il titolo, la lettera è inviata anche alla Procura e alla Corte dei Conti. Per quello che riguarda l'acqua, il Sindaco chiede una relazione dettagliata al Segretario generale per scovare dirigenti, amministratori e funzionari negligenti, possibile recupero dei benefici concessi. Questo è quanto scrive anche il eh, quotidiano La Provincia. Vediamo invece sul messaggero, anche sul messaggero troviamo eh, questa eh, notizia, eh, si parla di acqua appunto, le bollette non eh, recapitate, ti dei, chi ha sbagliato paghi, questo è quanto scrive appunto anche il messaggero. Il sindaco ha scritto a, a Corte dei Conti e Procura chiedendo di eh, perseguire eventuali responsabilità di amministratori, dirigenti e, e funzionari eh, comunali, questa Dunque la notizia che troviamo anche sulla pagina del messaggero, ma andiamo ad approfondirla ancora con questo servizio che vi proponiamo. Vediamo. La paventata ipotesi di sottoporre al referendum cittadino la scelta se vendere o meno le quote di maggioranza di HCS ci lascia perplessi. L'inizio della nota... Allora, non... ecologia. Era un altro servizio che vedremo poi più tardi. Si tratta appunto della vicenda HCS del referendum. Adesso è pronto eh, il servizio invece su questa questione dell'acqua e la presa di posizione del sindaco Pietro Tidei. Possiamo vederlo. Lo aveva promesso nei giorni scorsi: pugno duro nei confronti di chi aveva l'obbligo di riscuotere il pagamento delle bollette idriche e non l'ha fatto. Da recuperare ci sono oltre 17 milioni di euro. E così il sindaco Pietro Tidei ha chiesto entro il 15 febbraio. Una relazione dettagliata al segretario generale del comune. Lucidi potrà mettere in atto tutti gli accertamenti che riterrà opportuni presso gli uffici competenti. L'obiettivo per il sindaco Tidei è quello di individuare le eventuali personali responsabilità di amministratori, dirigenti e funzionari comunali. Perché, come aveva annunciato sabato, i cittadini hanno ragione, se non hanno ricevuto per anni le bollette, aveva sottolineato, ora non possono essere penalizzati dai ritardi del comune. I responsabili delle mancate riscossioni, siano esse politici o dipendenti comunali, pagheranno per il danno arrecato, perché con i soldi pubblici si esige rigore in modo particolare da chi è chiamato ad amministrare. Tidei ha chiesto nello specifico al segretario generale di verificare eventuali comportamenti tenui da ciascuno dei responsabili politici e amministrativi che si sono succeduti dal 2007 in poi. Le loro eventuali omissioni e congiuntamente al servizio personale chiarire se ai dirigenti e ai funzionari in servizio dal 2010 al 2012 negli uffici interessati siano state corrisposte somme aggiuntive rispetto alla retribuzione base comunque correlate al ruolo ricoperto e ai risultati raggiunti. Motivo per il quale il sindaco Tidei ha inviato la lettera anche all'organo unico di valutazione per verificare l'immediato recupero delle somme eventualmente concesse. Per il 2012 queste sarebbero ancora da liquidare, per il 2011 e il 2010 invece si tratta di benefici già concessi e che andrebbero quindi resi. Ma la lettera non è arrivata soltanto ai rappresentanti del Pincio, Tidei infatti si è rivolto anche alla Procura della Repubblica e soprattutto alla Corte dei Conti affinché anche la Magistratura possa accertare eventuali irregolarità. E restiamo ancora uh, sulla pagina del Messaggero per vedere naturalmente quelle che sono le altre notizie. Eh, si parla di sanità anche sul Messaggero, possiamo andare a vedere appunto questo oh, titolo che ehm, recita così, pronto soccorso, utenti raddoppiati, sanità l'aumento tra dicembre e gennaio. Questa è un'altra notizia che troviamo appunto all'interno della pagina del Messaggero. Sulla provincia invece si parla anche eh, della di quello che sarà appunto questo 2013 per quello che riguarda sviluppo e occupazione sarà un 2013 di stagnazione, purtroppo questo è quanto prevede invece la CNA che appunto lo afferma in questo articolo che poi possiamo andare a vedere a pagina 4 del 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 quotidiano la provincia con il titolo imprese in fase di ridimensionamento sarà un 2013 di stagnazione. L'allarme lo lancia appunto la CNA Viterbo Civitavecchia. Possiamo tornare invece sulla prima pagina sempre della provincia perché. Eh, c'è anche eh, quest'altra notizia che riguarda eh, il eh, referendum su eh, HCS perché c'è eh, questa presa di posizione da parte di Sinistra Ecologia e Libertà che potrebbe anche creare eh, problemi all'interno della eh, maggioranza vediamo il titolo infatti eh, referendum HCS Sinistra Ecologia e Libertà il controllo resti pubblico questo è quanto dice sinistra ecologia e libertà che dunque dà un no secco eh, del partito appunto di Enrico Lucianis per quello che riguarda questo referendum che invece eh, a quanto pare il partito democratico e il resto della maggioranza vorrebbe eh, per questa eh, situazione della eh, holding Civita Vecchia eh, Servizi. Eh, possiamo vederlo anche nella pagina interna questo argomento con il titolo appunto eh, molto più eh, chiaro, diciamo, Sell no al referendum, questo eh, è il titolo, la posizione dei vendoliani può creare appunto nuovi problemi in maggioranza, l'idea, dicono ancora eh, quelli di Sell, con l'accordo sottoscritto con i sindacati eh, è in contrasto e eh, anche il mantenimento del controllo pubblico della eh, municipalizzata, questo è eh, quanto scrive ancora il eh, quotidiano. La, eh, il quotidiano La eh, Provincia. Eh, ma anche su questo argomento possiamo, appunto, andare a vedere il eh, servizio che vi avevo inavvertitamente preannunciato poco fa. Vediamolo adesso: La paventata ipotesi di sottoporre al referendum cittadino la scelta se vendere o meno le quote di maggioranza di HCS ci lascia perplessi. L'inizio della nota stampa dei tre consiglieri comunali di sinistra, ecologia e libertà lascia trapelare l'ennesima divergenza di vedute tra i vendoliani e il resto della maggioranza. Nel merito, prosegue Sell, ci limitiamo a constatare come questa idea sia in evidente contraddizione con l'accordo sottoscritto con i sindacati, che è stato siglato su due premesse. La prima è che la municipalizzata rimanga sotto il controllo pubblico. La seconda è che la cassa integrazione è stata concessa proprio sulla scommessa del rilancio dell'azienda così come adesso, appunto, di proprietà comunale. La vendita farebbe venir meno tale presupposto. Per quanto tiene il secondo aspetto, riteniamo inaccettabile la forzatura che l'ipotesi referendaria sottende perché, oltre a contenere in sé un sottile ricatto, tende a contrapporre i lavoratori dipendenti con il resto della città, avvalorando la tesi di chi li dipinge tutti fannulloni, di fatto criminalizzandoli di fronte all'opinione pubblica. Inoltre, l'intenzione ci sembra alquanto pilatesca, poiché lascia al libero arbitrio dei cittadini una decisione che è invece responsabilità diretta degli amministratori eletti. Messa in questo modo il risultato del referendum risulterebbe scontato, ma verrebbe sconfessata la linea della condivisione, che per noi rimane ancora l'unica strada percorribile. Respingiamo quindi questa che riteniamo una sorta di provocazione. La verità è che la questione di HCS e delle società partecipate in genere verrà affrontata con estremo senso di responsabilità dalle forze che compongono la maggioranza senza pregiudizi ma neanche senza fughe in avanti e soprattutto evitando conclusioni già prese. Siamo, di norma, molto favorevoli allo strumento referendario. Lo proponemmo quando si parlava di area metropolitana o provincia dell'Etruria. In quel caso, i cittadini avrebbero potuto esprimersi su un argomento non concreto contemplato nel programma. L'avvertenza HCS va invece risolta dall'amministrazione comunale. Non è possibile scaricare sui cittadini una decisione così complessa. Sarebbe peraltro anche una delegittimazione dell'amministrazione stessa che da mesi sta tentando tutte le strade per risolvere le innumerevoli problematiche legate alle società partecipate. Sinistra Ecologia e Libertà dunque boccia senza mezzi termini l'ipotesi del referendum. Resta da verificare come prenderà questa presa di posizione il sindaco Tidei ed il resto della maggioranza, che invece quel referendum lo vuole. Questa dunque è la situazione che, come dicevamo, potrebbe creare dei problemi all'interno della maggioranza con questa nuova presa di posizione appunto, di sinistra, ecologia e libertà. Ma andiamo avanti, lo affronteremo nel dettaglio anche durante la seconda fase della nostra rassegna stampa, questo argomento. Per ora andiamo a vedere invece gli altri titoli del quotidiano La Provincia, che titola ad esempio su questa questione del Registro registro dei tumori perché il popolo di Facebook, di Facebook crea il registro dei tumori, questo è il titolo. Gli utenti hanno condiviso diverse esperienze personali. L'idea è stata lanciata dal dottor Giovanni Ghirga. Ci sono poi anche altre notizie che possiamo andare a vedere nel dettaglio, come ad esempio quella che riguarda questa assemblea straordinaria dei soci dell'Interporto che sarà chiamata a decidere il futuro degli stessi lavoratori, il 22 gennaio si conosceranno le sorti della società. E poi anche questa notizia interessante, ovvero dei nonni su internet, perché appunto l'Istituto Marconi ripete l'esperienza che era già stata fatta in precedenza di insegnare appunto a persone più anziane l'uso del computer e naturalmente... Compresa e soprattutto la navigazione su internet. Vediamo invece che cosa propone il Messaggero, sempre per quello che riguarda le altre notizie. Troviamo questa notizia che viene dal comprensorio: un ritrovamento purtroppo di un delfino morto sulla spiaggia del Lungomare a Santa Marinella. Questo, infatti, è il titolo del quotidiano. Ehm, il messaggero e poi le notizie di carattere sportivo possiamo andarle a vedere, cominciando dal rugby eh, con il CRC che si inchina alla capolista, ma conquista un punto prezioso. Questo è quanto scrive il quotidiano Il Messaggero. E poi il calcio con eh, Folgori che eh, carica i nerazzurri, la salvezza è possibile. Questo scrive. Eh, ancora la pagina del Messaggero. Vediamo invece le notizie sportive che troviamo all'interno della pagina della provincia, eh, anche qui possiamo andare a vedere l'apertura che invece è sulla eh, pallanuoto, si parla del campionato di Serie 2, al Palaene la SNC vince e convince, dopo il torneo appunto eh, sembra. Eh, ci sono buone prospettive appunto per quello che riguarda eh, il campionato di serie A2 eh, e poi il calcio, il calcio eh, con il campionato di promozione dove continua la corsa a due tra Cerveteri e questa sorprendente compagnia eh, portuale che eh, peraltro domenica è stata eh, protagonista di una vittoria. Eh, molto importante e molto sofferta in svantaggio due volte contro il Fiumicino alla fine è sempre riuscita a ribaltare la situazione portando a casa altri tre punti battendo appunto il Fiumicino per 3 a 2 sentiamo le impressioni del tecnico della compagnia portuale Dario Rasi ai nostri microfoni, vediamo sembrava, sembrava che forse la vigilia poteva essere molto più semplice invece eh, si è verificata una partita difficile una partita impegnativa però devo fare i complimenti ai ragazzi che sono stati eccezionali perché alla fine ci hanno creduto e hanno lottato fino alla fine. e Quindi questa vittoria penso che sia meritata soprattutto per l'impegno che ci hanno messo. Forse nel primo tempo non si è capito bene che loro tendevano ad infilare il pallone dietro la difesa, forse bisognava dare più pressione, specie sul numero 5, impedire le verticalizzazioni. Comunque, notari oggi è il migliore in campo. Eh, sì. Ci ha salvato, anche se è il suo mestiere ci ha salvato un paio di occasioni. Comunque lui fa il portiere è il ruolo suo, quindi alla fine, fortunatamente per noi. Quanto riguarda quello che hai detto tu il primo tempo sì è vero, eh, ci hanno infilato 3-4 volte, qualche volta ci è andata bene, qualche volta ci è andata peggio. Eh, infatti alla fine del primo tempo avevo proprio detto che comunque bisognava un po' salire un po' di più, bisognava accorciare un po' più sui portatori di palla. Eh, però bisogna dire che il primo tempo c'era anche un gran vento, la partita è stata condizionata anche un po' da questo, però tutto sommato va bene lo stesso. Io credo che quando una squadra ambisce a grossi traguardi, vincere queste partite sia un segno comunque positivo, perché oggi ho visto per esempio di Gennaro sacrificarsi da sinistro, Braccini venire in campo nonostante sappiamo che non sta bene, tutti bei segni comunque. Sì, sono segni che tutti vogliamo cercare di arrivare a qualcosa di importante e per arrivare a qualcosa di importante c'è bisogno di questi sacrifici, sacrifici tattici, sacrifici umani, nel senso giocatori che magari si sacrificano in ruoli dove non so loro, però purtroppo perché il compagno sta in difficoltà e quindi cercano di dare una mano al compagno, questo penso che sia veramente lo spirito di gruppo. Queste dunque le impressioni del tecnico Dario Rasi dopo il successo contro il Fiumicino nella gara di domenica scorsa. Andiamo a chiudere la nostra prima parte della rassegna stampa andando a vedere appunto l'ultima notizia di carattere sportivo che troviamo sulla pagina della Provincia. Eccola qua: si parla di rugby anche sulla Provincia e il CRC che si arrende alla capolista eh, Gran Sasso. Questa eh, dunque è la notizia che chiude la nostra prima parte della rassegna stampa dedicata ai eh, quotidiani su carta stampata, nella seconda ci dedicheremo naturalmente alla stampa telematica, prima quella locale e poi quella nazionale ed approfondiremo come sempre eh, uno degli argomenti più importanti riportati appunto eh, dalla stampa locale di oggi. Eh, un eh, piccolo spazio pubblicitario come sempre e poi ci ritroviamo subito dopo per affrontare appunto questa seconda parte, a tra poco.